Nell'ambito del ciclo delle interviste doppie sulle principali problematiche del settore della logistica e dei trasporti, oggi abbiamo nostri ospiti il responsabile delle vendite per l'Italia della GNL Liquigas, Massimiliano Naso, e l'onorevole Vannia Gava, già sottosegretario per l'ambiente del primo governo Conte ed attualmente componente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Il tema che vogliamo affrontare è quello dell'utilizzo dei carburanti alternativi e degli incentivi necessari alle imprese per il relativo rinnovo dei parco mezzi. Dottor Naso, qual è la situazione attuale delle normative in merito e quali sono i limiti? E lei, onorevole Gava, quali sono le sue risposte alle istanze che ALIS ha presentato alla comunità politica del Paese? Il panorama degli alternative fuels, come definiti dalla normativa DAFI europea, va sicuramente supportato, perché sono alla base di modelli di mobilità più sostenibili, di cui abbiamo ormai cogente necessità. Peraltro esistono dei meccanismi incentivanti oggi, soprattutto per esempio il gas naturale liquefatto, che in questo momento è uno dei combustibili alternativi più importanti, soprattutto per la logistica pesante. Però sono degli incentivi che sono di scarsa visione, diciamo, poco strutturati e troppo puntuali. Le basti pensare che parte della differenza di costo che c'è, per esempio, fra una motrice alimentata a diesel e una alimentata a gas naturale è effettivamente coperto da un contributo a fondo perduto previsto da legge, però ci si aggiudica quel contributo con il famigerato meccanismo del click. Ora puoi immaginare come una compagnia logistica importante possa pianificare un piano di investimenti ipotizzando che abbia la chance di aggiudicarsi il fondo contributo perduto con un click, no? Allora, secondo noi è molto più ragionevole ipotizzare invece un meccanismo di più ampio respiro e più strutturato. Vi faccio un esempio, un modello che oggi sta funzionando già piuttosto bene, per esempio in Germania, che premia chi utilizza il GNL o altre alternative rispetto al diesel, non facendogli pagare per alcuni anni il pedaggio autostradale. Ecco, quel tipo di pianificazione sicuramente aiuta, supporta nella conversione delle flotte verso carburanti più sostenibili. La mia risposta è che bisogna fare bene e bisogna fare presto. Abbiamo un'Europa che già sta galoppando alla velocità della luce verso questi nuovi combustibili alternativi. Noi dobbiamo seguirli a ruota. Dobbiamo seguirli a ruota. Abbiamo visto ieri Boris Johnson che dice entro 2030 le auto con combustibili fossili andranno a morire. Io non sarei così estremista, però dico, la direzione è quella e non la possiamo cambiare, è giusto che sia così. Ma mentre la Gran Bretagna ha comunque messo per l'idrogeno, per esempio, quasi 10 miliardi, il nostro paese ne ha messo a malapena uno. Infatti ho presentato già un emendamento alla legge di bilancio che va a raddoppiare questi fondi per l'idrogeno, che non deve essere assolutamente verde. Dobbiamo prendere fonti anche, ovviamente ancora, finché non ci sarà un circuito completo, dobbiamo ancora prendere dei fondi dai combustibili fossili, e quindi bisognerà per forza partire con l'idrogeno blu. È evidente che nel frattempo, nel mentre, dobbiamo andare avanti con tutta quella serie di misure che va nella direzione di valorizzare e sviluppare ancora di più la rete della mobilità sostenibile. Dottor Naso, qual è la situazione attuale della rete di distribuzione del GNL nel Paese? Quali progetti auspica siano inseriti nel recovery plan per dare delle risposte concrete al settore? Guardi, il nostro è un paese strano, nel senso che ha aderito con grande entusiasmo al GNL, citando appunto il gas. E basti pensare che negli ultimi due anni l'Italia, partendo peraltro in ritardo, è diventato il primo paese europeo per numero di impianti di rifornimento GNL e GNC, cioè il gas naturale compresso. Tuttavia manca tutta la parte, si dice nel gergo, midstream, upstream, cioè non esiste oggi in Italia, e questo è il vero gap infrastrutturale che va coperto,
non esistono depositi di stoccaggio e di caricamento di GNL, quindi tutta la filiera si basa sull'importazione di prodotto con una catena che puoi immaginare essere molto rigida e molto complessa. Per cui il primo passo fondamentale che il legislatore dovrebbe prendersi in carico è quello di semplificare gli iter autorizzativi e supportare la realizzazione di queste infrastrutture che cominciano ad essere strategiche per supportare un modello di mobilità che ha già preso ampio sviluppo. Ecco, se il Recovery Fund può avere un ruolo in questo senso è certamente quello di allocare non già o non solo più investimenti su questo tema, ma anche disegnare il meccanismo in maniera più intelligente. Onorevole Gava, il governo, ma in linea generale il mondo politico, ha ben presente l'importanza degli investimenti in questo settore e si sta adoperando in tal senso? Fino adesso tutti quelli che hanno avviato delle nuove tecnologie, parlo degli imprenditori che hanno avviato tutti quegli studi, quella ricerca che è stata fatta, l'hanno fatta con fondi propri. Qua deve esserci il governo che mette dei fondi, ma soprattutto mette dei fondi per trovare quella tecnologia che serve in questo momento per fare il grande passo e quindi per fare un passaggio, ma soprattutto per andare a potenziare quello che è il trasporto intermodale. Noi siamo ancora molto indietro, il nostro trasporto merci su via mare o via rotaia viaggia dal 12 al 18%, mentre abbiamo già un'Austria che è intorno al 30%. Ora, se vogliamo veramente salvaguardare l'ambiente nelle emissioni, vogliamo togliere tutte quelle colonne di trasporto su gomma che viaggiano sulle strade, dobbiamo andare nella direzione di aiutare gli imprenditori, di dare una mano agli imprenditori, ma soprattutto di investire in una rete infrastrutturale che serve proprio anche di collegamento tra interporti. Altrimenti possiamo fare questi bussolotti, ma se non c'è una strada che li collega o un pezzo di ferrovia che li collega, non andiamo da nessuna parte. Quindi ecco, lavoro da fare ce n'è tanto. Le idee noi le abbiamo e come opposizione, dai banchi dell'opposizione, le abbiamo fatte e le stiamo facendo. Ma non si può dire saremo green dall'oggi al domani, non possiamo dire passiamo da una tecnologia da 0 a 100 dall'oggi al domani, ma ci vuole un accompagnamento anche per quanto riguarda l'aiuto alle imprese, ma soprattutto di fare infrastrutture nel nostro paese che purtroppo, lo sappiamo, lo vediamo, viaggia a due velocità.